Aprite botteghe, apri famiglie, fabresi e ben ritornati in questa nuovissima live di, ovviamente, la nuova serie portata lunedì, ovvero Poké Park, cioè sì, Poké Park, vabbè, Kirby Wii. Non so neanche le serie che portiamo, io sono contentissimo. No, in realtà mi confondo sempre perché sono due giochi che ho giocato e quindi mi confondo. Perfetto, allora noi dobbiamo fare dal Monte Meringa il mondo 4 e... visto che nella scorsa live abbiamo fatto il mondo 1, mondo 2, mondo 3, in teoria dobbiamo fare altri tre mondi. Ok, quindi io la butto lì. Ragazzi, prima momento spam, però. Quindi, ovviamente, ragazzi. Esatto. Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di andare anche su Instagram, appunto, scammativissimo, per sapere in anteprima le cose che porteremo. E per riguardare le live già portate sul canale potete andare su YouTube facendo punto esclamativo YouTube. Io no, non so voi, ma io lo farei, eh. Salve, salve Melo. Ciao Melo. Allora, adesso andiamo a giocare il primo livello del mondo 4. Come vedete già l'avevo alloccato, però non ho preso niente. Allora, vediamo se... Allora, qua non c'è niente di nascosto. E... noi continuiamo questa bellissima avventura. Allora, questo è un mondo di ghiaccio e questa è l'abilità lottatore. Questa abilità qui... Sono da guida computer, ho finito la guida. In che senso, me lo scuso se ti interrompo, Andrea? Sì, ha finito la guida...
che del competitivo forse. No, no, ok, ho capito. Guardate, questa è, una, è bella perché fa l'onda energetica, questa abilità è bellissima. Quindi, reference a Dragon Ball by Kirby. Tanto in ritardo comunque la live. Vabbè. Vabbè, fa niente. Tanto non si nota, non credo almeno. Sì, sì, vabbè, io la noto perché parliamo degli altri. Allora, ecco qua, guardate quanto è bello usare ghiaccio. Lo consiglio di prenderlo in questo momento perché c'è bisogno di utilizzarlo praticamente adesso, vedete? Per prendere questa moneta blu. Adesso... Ho già giocato su Kirby, ha scritto. Vabbè, sì, effettivamente forse è uno l'unico dei Kirby per Wii, no? O sbaglio? Ah? È l'unico dei Kirby per Wii questo, no? No, c'è anche Epic Yarn. Ah, e beh, vabbè, io dico, solo... Ma quello non era per... Sì, no, era, sì, era per Wii. È uscito il remake anche su 3DS, però c'era... Sì. Cioè, è uscito per Wii. Sì, io non mi ricordo. E poi mi pare che per Wii c'era anche la Dream Collection, che praticamente si festeggiavano i 20 anni di Kirby. No, non me lo ricordo. Questo. Quello no, perché non era uscito solo in inglese il titolo. Io ho tutti i Kirby. Minchia, sono tanti, quanti serie saranno? Ma scusa un attimo, aspetta, tutti quelli nuovi o contando anche quelli vecchi per NES e SNES? E Game Boy. Esatto. E di blu. Sono triste, che sono le mie battute tristi, lasciate perdere. Game Boy ne ho uno. Oh, qua c'è uno. Non erano uno, ce n'erano di più però per Game Boy, no? Sai che non li ho. Quella c'è. No! Ma là l'avevi sbagliato comunque. Perché? Là quello sotto non ti dava. Ah no, quello sotto giusto ti portava direttamente là e pare ragione, non me lo ricordo. Hai visto? Io non sbaglio mai. Almeno su questo Kirby, per favore. Sì, poi ho visto la scena che ando dove ti sparavi sotto e capisci già. Che non sbaglio mai, infatti. Capisci subito il soggetto, mi dico. Allora, qua, se non sbaglio, dovevo No! Dimmi che posso tornare indietro. Non posso tornare indietro. Raga, devo rifare il livello. Ingranaggio. Sì, ho perso l'ingranaggio. Devo rifare il livello. Perché dovevo prendere la via di sotto. Ma non l'ho fatto, ho missato a prendere il... Beh, se me lo puoi fare anche off camera. No, vabbè, lo rifaccio, non è che ci vuole tanto. Fidati. No, va. Ecco. Vabbè, è niente da fare. Ne abbiamo perso uno di ingranaggio, ma non fa niente, tanto ci ritorniamo. Come, non so se vi ricordate, per chi vi segue, sostanzialmente foglia è un'abilità che io chiamo e definisco, credo che sia un po' generica, cioè credo che sia per tutti così, leggermente OP. Beh, solo per il fatto del turno che colpisce i nemici a distanza. Alla fine. No, in realtà è questo. Ah, sì, dico quello. Sostanzialmente, adesso non so se hai visto il boss, però... Mi sta attaccando, pure molto spesso. Ah, Mega Cavaliere, questo ha Mega Spada. No, in realtà no. Ah, Mega Cavaliere, non aveva Mega Spada. No, non, non lo sentivo questo attacco che diventa tipo un gesto, lo sai? E questo sì, è per questo è OP. Non capisce proprio un cazzo.
Appunto, per questo è OP, ti ripeto. Ma dura comunque, non è che... Ah, no, 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 so io che non lo facevo durare, ma basta tenere premuto. Ma dai, ma l'OP veramente... Sto dicendo l'ho fatto per cioè, mi trovo perché tanto... Ho fatto così perché tanto non mi serviva continuare a farlo. Ok. Raga, non vi preoccupate, so dove ho sbagliato, quindi noi... Che bello, Darius che invece di andare in top va in mid. Sì, giocatori, forse hanno perso capo un attimo. Madonna, un botto, guarda. E poi si fa schiantare contro la torre. Ma perché io gioco contro? Entriamo, riandiamo di nuovo, riandiamo, rifacciamo. Speriamo di cacciarlo un attimo velocemente, sennò. Allora. Niente, stava giocando un'altra cosa, lui, non ti preoccupare. No, ma comunque guardo la chat e la live, la guardo. No, lui ha chiesto le torri. Sì, vabbè, io intendevo... Pensa perché sto giocando, non in caso. Ecco, Frosta per esempio non è un'abilità tanto forte, secondo me. Sì? Scusa. Frosta, è vero, ma anche a me piace un sacco, proprio. Dai. Ecco, utilizziamo la ruota Fire Hit. Perfetto. Effettivamente mi dispiace che non abbiamo introdotto ruota in questo gioco, eh. Era una bella... abilità, era pure forte se non sbaglio ruota. Vabbè, oltre al fatto che era forte, era sarebbe stato sfizioso in alcuni punti utilizzarlo. Sì, semmai tipo sul ghiaccio sarebbe stato secondo me il bello. Peccato che abbiano lasciato tutto il suo compito a Spino. Potevano introdurre anche delle meccaniche, per esempio quando c'era il ghiaccio andavo veloce. Tutti andando veloce, ricordati. Ok. Basta, vabbè, voi non la capite e non la possiamo spiegare. E quindi lascia perdere, non ne preoccupare. Quindi in caso non la capite è normale. Allora. Voi potete mai solo immaginare. Vi lascio tutta. Secondo voi ce la faremo stavolta ad andare avanti? Io credo di... spero di sì almeno. Ok, e già che non siamo morti, già sono contento. Già è un passo avanti. Grande passo per l'uomo. Piccolo passo per l'uomo. Oh, perfetto, però... E così si prende l'ingranaggio, praticamente dovete andare in quel cannone che avete visto. Ok. E vedete, vi porta a questa porta che sta qui sotto. Scusate il gioco di parole delle porte. Come vedete siamo nella stessa parte di livello, tranne che prima eravamo sopra e adesso siamo sotto. Sotto è leggermente più semplice come... Sotto del sopra. È leggermente più semplice sotto in realtà. Va bene, non ci importa. Ecco, non so se avete notato, ma c'è questa abilità qui che oggi la proviamo visto che c'è. Si chiama Urla, per i meno esperti di Kirby. Urla può essere utilizzata tipo 3 volte. Però quelle 3 volte diciamo sono OP.
Andrea, presidente. Presidente c'è sempre il presidente, ricordatelo. Ok. Io direi di... Ecco qua. Carichiamo. Ed ecco qua, come vedete abbiamo abbattuto praticamente il mega cavaliere più velocemente con urla che con foglia che avevamo preso prima. Vabbè, perciò se ne va, perché appunto è forte. Cioè, come hai visto, è tipo bomba, però più scarsa, ma lo puoi usare 3 volte. Quindi... E abbiamo preso anche... Esatto. E con questa comunque abbiamo preso anche il terzo ingranaggio del primo livello. Andiamo subito al secondo livello che non abbiamo ancora toccato. Allora, questo qui, raga, non è volo, anche se potrebbe sembrare. In realtà da ghiaccio. Ghiaccio. Ma come... quindi per Pokémon come siamo messi? Allora, l'abbiamo già detto io, Andrea, quando finiremo la serie. Ok? Cerchiamo però di non spoilerare troppo, dico. Più o meno lo vogliamo fare come speciale o qualcosa del genere. Esatto. Ecco, non lo so quando finiamo. Io non lo so. Esatto, non lo sappiamo noi. Cioè, dipende, perché... è ovvio che la finiamo, non è che la lasciamo incompleta, però... Ah, certo, questo sì. Oddio. Gente, però non possiamo portarlo ogni giorno perché poi annoierebbe in primis me. Infatti noi soprattutto, noi chiedete. Poi se io presuppongo, vabbè, forse voi vi divertite, però noi, cioè, c'è già successo, cioè non sul canale ma diciamo nella vita vera, che portare proprio, cioè giocare sempre agli stessi giochi ci dà un po' come si annoia. Poi i giochi ci vanno qua. Preferiamo andare con calma, non rushtarci, gustarli, diciamo, i giochi. Ok, noi proviamo a correre, vediamo se... Allora, se lo vuoi sapere dove siamo arrivati, vatti a vedere il video, scusa, non l'hai visto. No, ovviamente scherzo, siamo arrivati alla campione... Per me è ancora una femmina, Andrea. Se non sbaglio, della città, quella là del Team Yell, che non so il nome. Ok. Abbiamo preso il primo, in teoria, ingranaggio adesso. Che... già siamo a buon punto. Aver preso il primo ingranaggio. Vabbè, sappi che però portiamo anche l'unico attualmente DLC che c'è. Ovviamente se non è ancora uscito quell'altro, quello, l'ultima parte del DLC, facciamo la serie 2, se invece è già uscito, quando freniamo prima quella, tutto il DLC e poi cominciamo con... Pensavo ne avesse fatto un altro, di DLC arriverà un altro, ma non sappiamo ancora quando, Ah, di episodio pensavi che ne avessimo fatto un altro? No, ancora non l'abbiamo fatto. Solo martedì lo facciamo noi, diciamo. Pokémon Spada. No! Che sfiga. Prima adesso. Ok. Ok, abbiamo preso anche... questo secondo ingranaggio che esce ad ottobre, quindi sì, credo che la riusciamo a finire la serie.
Comunque ragazzi, una cosa che preciso, cioè quando inizieranno le scuole, ovvero a settembre giustamente, non vi aspettate, cioè, di vedere le live sempre alle 4, ecco. Gli orari alterneranno. O la faremo la serie tardi, quando avremo finito di studiare. Sì, sicuramente. Per questo vi diciamo, seguite Instagram, perché lì informeremo se la live poi verrà fatta. E a quale ora soprattutto, ragazzi? Esatto. E se ci saranno cambiamenti, tipo che ne so, di serie e cose. E Esatto. a volte può capitare che diciamo prima su Instagram la nuova serie che stiamo portando, Andrea, È giusto? ovvio. A volte capita di fare quel Lo piccolo so, effettivamente il spoiler. parkour di Kirby ha sempre fatto arrabbiare un po' tutti, eh. Ah vabbè, io non mi esprimo perché quando ho giocato il gioco ero già abbastanza grande, quindi Esperto. sono riuscito a giocarmelo. Oh ragazzi, qua c'è un bellissimo boss. Non vi spoilerò che cosa fa per chi non ha giocato il gioco, lo scoprirete praticamente appena lo distruggo. Non lo Questo spoilerò, però lo spoilerà il lo gioco. spoiler al gioco, quindi ragazzi, se non volete saperlo, non vedetemi giocare. Allora, questo è Super Bonkers. È un bel boss. E i boss sono belli. Ma se non sbaglio forse avevo già detto. Vabbè, forse mi confondo. Forse ma questa. Vabbè, se me lo dico dopo. Ragazzi, qua questa è un'abilità, noi la prendiamo. L'ha già distrutta, diciamo. Eh sì. Martellone, Vabbè. un'altra abilità. Vabbè, Mega comunque volevo abilità. dire che martellone e spada se la giocano tra le mie mega abilità preferite. A me la gioco a proprio cagare, anche palla Boh, io volevo vedere com'era Mega Elettro. Io ne avevo il bisogno. di neve, dai. Effettivamente è mega lettera, però martellone a me è sempre piaciuto, non so perché, però mi è sempre piaciuto. No, non è male come cosa, però t'ho detto, per fare una comparazione avrei tanto voluto vedere anche il Mega Electro, visto che era programmata. Effettivamente, ma secondo me sai com'era? Era tipo, secondo me mega raggio, tipo, cioè non vedo come potevano farlo in altri modi, io, almeno. Ma io avrei fatto tipo tuoni e fulmini e saette a un certo punto in tutto lo Lo schermo. so, però era troppo scontato, secondo me facevano tipo qualcosa Ma molto perché male. anche Mega Spada è scontato, no? Mega Spada No, diventa. vabbè, trasformarsi in tutte le spade no, mica troppo. Vabbè, ma quella è un più, però il suo attacco è abbastanza scontato, cioè permetti. Vabbè, però che ne so, che ne so, semmai tipo si ricopre di elettro, come tipo pappa all'elettro più o meno. Ragazzo, prendono le monete che possono sempre servire per qualche vita. Come avete visto prima sono morto come uno stupido, quindi può succedere. Io le vite le prenderei. Allora, io mi metto qua così. Sì, perfetto. Ok, abbiamo subito la Another Dimension da affrontare. Raga, sappiate che questo è uno spoiler, ve l'ho detto. Cosa? Non ho capito. Ho spoilerato quando ho parlato della frattura dimensionale. L'ho chiamata in un Ah. modo preciso. Ok, ho Che capito, ho spoiler. capito. Allora. Sì, ho capito. Buttiamoci subito. Oh, guardate quanto è bello, guardate. Quanto è bello giocare con le porte in questa dimensione, cioè è bellissimo. Il suicidio quanto è quotato? Ovviamente ragazzi nel gioco, ecco. È ovvio, Twitch, cosa stavi Sì. pensando? Noi Twitch non ovviamente. incitiamo Bello. a ammazzarsi. Incitiamo solamente ad Assolutamente. ammazzarsi in game. Esatto, ragazzi. Se voi siete pro, mi raccomando, uccidete. Esatto. E fate vincere gli scarsi, mi raccomando. Sennò come fanno anche loro?
in qualche modo dovrò se no rubano la tastiera, ragazzi, per favore, dai. Siate gentili. Allora, una tattica. Io di solito cosa faccio? Visto che qua Phoenix è bastardo, non solo mi porto l'abilità da me scelta, ma mi porto anche il cannone. Il dio cannone is the new dio mattone. Non è. No, il cannone, non. Lo so, l'ho detto apposta. Vedete? Guardate quanto danno gli fa il cannone. Raga, non ho fatto niente con l'abilità, eh. Non ho fatto niente. Ha fatto tutto il cannone. Mo forse vedrai anche tu tra poco. Non ho fatto niente. L'hai asfaltato un po'. Quindi per farvi capire, è perfetto. Quel cannone è portato. E anche tipo esplode, se non mi sbaglio l'esplosione fa danno, quindi può essere anche quella utile. Sì, anche quella. È anche giusto che esploda. Il cannone di Kirby, sai, Kirby ha gli oggetti. Ah sì, l'ho detto, è normale che esplode in parte. No, stavo dicendo a lei, a Melo. Il cannone che c'aveva in mano, diciamo, non so come lo chiami tu. Io lo chiamo cannone, cioè noi lo chiamiamo cannone. Spara cannonate, non lo so. Spara palle di cannone. Sì, proprio quello. Allora, vediamo di andare di qua, tanto non prenderò quella vita, tanto non ci serve, però a noi serve questa abilità, perché... Le vite sono sopravvalutate. Esatto, anche perché ne ho 16. Basta, non avanza. Allora, perché vi serve l'ancia? Mi raccomando, non la perdete in questa sezione, perché vi è fondamentale, sappiatelo. Vi consiglio di passare da qui, se potete. Magari di evitare anche queste come si chiamano? Rulli? Cioè sono considerati rulli questi? Secondo me sono più conchiglie, effettivamente. Conchiglie con le spine? Ma sì, guarda come sono, non si sembra tipo i gusci. È vero. Cioè sì. No, volevo dire i gusci. Sì, sembrano effettivamente dei gusci. Non so di quale animale strano con seri problemi di tiene. Allora, vedete ragazzi, questo pulsante potete prendere solo chiodate. L'ancia. Dice Melo, secondo me non provo. Non credo che le ruote con l'asfalto vadano con i puntoni. Meno che se non si sia visto come si chiama quella serie, Andre, quella che stavano su... sulle macchinette là, madonna, non mi vengo di te. La serie evento è bellissima. No. Sul gioco. No. Non me faccio prendere così facilmente. Vai. Ok ragazzi, qua prendete questa che vi ho fatto già vedere, praticamente vi rende invisibile e potete attraversare queste. Questa roba, perché ho preso fuoco adesso, perché qua la scala è bloccata e quindi la dobbiamo praticamente sghiacciare è meglio, però sghiacciare is the new sciogliere. Esatto, ecco qua che abbiamo preso anche il secondo ingranaggio. E per quanto possiamo pensare adesso, in teoria un Phoenix può esserci, perché ce ne stanno due. Poi ce ne sono anche quattro di ingranaggi, quindi possibile, probabilmente sì. Probabilmente sì, però come ben sappiamo, Al Laboratori è un po' brava, nel senso a fare questi trucchetti. Vabbè, ci stanno alla fine. Ok, proviamo a... Ok, perfetto. Questa è la tattica per andare in quella porta. Mi raccomando, raga, non da sotto, perché da sotto morite. Ok, proviamo a... Ok.
Perfetto, come hai visto. Questa mi ricordo che è una delle porte, secondo me, più difficili da prendere. Vabbè, io oramai l'ho imparato. Sì, no, vabbè, pure io, però dico, rispetto ad altre è molto difficile. Vabbè, niente, raga, il nostro Phoenix mi sa che non c'è, visto che ne abbiamo tre. Di solito quando ci sono le porte bonus c'è sempre l'ingranaggio. Sì, per esempio in una c'è una porta nascosta, è nascosta tipo una. Quando faceva la lama gigante, ma non c'è la lama gigante se non fai. Non vorrei dire cretinate come al mio solito, ma se mi sbaglio non c'è la lama gigante per me. Eh no, la lama gigante lui intende la lama caricata. Ah, ok, devi premere allora. Il danno non so precisamente quanto faccia, quindi boh. Cioè, se parli di danno. Oh, raga, questa è perfetta, guardate. La bomba qui serve praticamente a questo. Guardate, ha caricato, gliela buttate, boom! Esplode. Non vi riporta in mente qualcosa questa esplosione? Ecco, perfetto, è arrivato il momento di bananarlo a direttamente lui. Ho detto non mi ricorda qualcosa, io intendevo cose belle, ovviamente, tipo l'esplosione dell'amore, queste cose qua. Ah, sì. Che cosa? Scusa, che malizioso, guarda, sembra appena male. E io che pensavo ai container d'acqua presenti all'under letali vicini che si facevano quelli. Non. Io pensavo quelli, che voi. Raga. Io mi ricordavo i nostri i provini dei Fortnite per il team Saiyan. Vedi? Vabbè, non lo possiamo. E anche questa, ragazzi, la possiamo spiegare. Mi dispiace, però non è... Vorremmo tener parte accendere la discussione, ma ragazzi non possiamo, ci dispiace. Vorremmo farlo tanto. Poi chi lo dice a mamma Twitch? Chi lo dice a mamma Twitch? No! È vero che non mi rende immortale quella cosa. Vabbè. Però almeno l'ingranaggio l'abbiamo preso, dai, sono contento almeno di questo. This is so good. Raga, se staccate parte un raid da un mio amico. Ok, se mi dici come si chiama possiamo anche farlo. Vabbè, certo. Ma fai il raid con il codice, giusto? Io ho capito cos'è il raid. Ah, no, è praticamente su Pokémon Spada e Scudo, puoi fare i raid con gli amici. Credo intendesse quel raid, giusto? No, credo che intenda il raid su Twitch, penso. Verso le 6:30 inizia, vedi che dice. Vabbè, per me. Cioè, non so quanti iscritti, cioè, non so quante persone gli potremmo portare in live, non penso tante, però. Io lo faccio se vuole. Sì, avevo capito bene su Twitch. Allora ho sbagliato io, scusami, pensavo intendessi Spada e Scudo. Vabbè, io avevo capito. Ok, raga, qua c'è da fare questo, quindi qua praticamente bisogna correre sostanzialmente. Che bello che c'è Kirby che praticamente con la pancia che sale le, diciamo, le correnti. È troppo bello. Bello. Raga, lo sclero comunque non è qua, eh. Lo sclero è quando bisogna fare l'extra di sto gioco. Perché vorremmo portare anche l'extra, sì. Perché sono pazzo? Perché sì. Perché ci vogliamo suicidare. Nel gioco, ovviamente. Ovviamente. È normale che si parla. Infatti, guarda, c'ho 18 vite, posso respawnare quanto voglio. Ah, raga, ecco. Ah, buongiorno. Ah, no. Buongiorno, ho trovato una mega abilità.
Cara? Palla di neve. Giustamente, siamo nel ghiaccio. Ah, vabbè, sì, ci sta. Tantaratara. La spiaggia a me mi è piaciuta di più questa. A me è piaciuta. Scusate. Io ti dico la verità, non ho trovato nella spiaggia il significato. Cioè, perché dove... No, vabbè, no, io dico sì, è giusto il significato della storia, però dico il fatto di suggerire i castelli di sabbia. Ah, sì. No, ma infatti in spiaggia non l'avevo capito neanche io, perché alla fine come fanno a sopravvivere quelli? No, raga, che sfiga. Che è successo? Ho preso male i birilli. Sì. Perfetto. Guardate com'è contento il nostro Kirby adesso che è un pupazzo di neve. Ok, buttiamo questo qua così distruggiamo. Allora, si chiama... Sì, tranquillo. Okay. Letto. Un nome un po' lungo. Vabbè. Sti cazzo. Allora, proviamo di nuovo a assorbire e sputare. No. Il ghiaccio a volte rallenta. Sì, comunque sì, lo posso redare, non ci sono problemi. Almeno credo. No, possiamo farlo. Non so effettivamente quanti follower che vorremmo portare sul canale, però. Sono contento per lui. Se vuole essere per lavoro. Sono contento. È strano, però vabbè. Mi dà soddisfazione quando mi scrivo in chat, è vero che stai sempre del tu, però mi dà soddisfazione. È normale. Ti senti ascoltato, non mi sento. Mi sento non parlare come un idiota. Vabbè. Vabbè, non è che noi siamo da tanto, però. Siamo da quanto? Sto. Forse un mese, qualche giorno. Sì, no, su 2 mesi per forza. 2 mesi? Sì. Ma guarda quando sono bravo che io mi noio anche di muovermi. Preferisco prendermi l'hit da Phoenix. Muoversi è sopravvalutato. A 600-700 follow. Madonna. Ma è lui che deve redare a noi, se mai. Mi pare giusto. Mi sa che quei ruoli si sono un po' invertiti, eh. Scusa, da quanto tempo sta su Twitch? È da poco che sta su Twitch. 2000 follow. Ah, interessante. Credo sia... Minchia. Gesù. Beh, segnala che è bravo. Ci sta. Sì. Effettivamente. Mai quanto Hillman, però Hillman è il migliore. Non vi permettete, ragazzi, di dire che Hillman fa schifo. Almeno su questo. Allora, abbiamo sbloccato un'altra stanza abilità. Vabbè, io so. Cerco di essere abbastanza family friendly. Perché Sclare è far ridere. Effettivamente noi stiamo soft più o meno. Sì, io non, cerco di non sbilanciarmi tanto. Ma non perché siamo su Twitch, ma perché in generale non neanche nella vita reale. Non è che mi sbilanci, mi sa quanto. Cioè, quando incomincio nella vita reale sclerare, sclero bene, ma sclero per 10 minuti buoni. Peggio dei veneti, quindi. No, scherzo, i veneti sono imbattibili, per favore, non linciate.
Yeah, guarda che bravo. Ti ho contrastato pure il cappellino. Non penso che stessi parlando con me. Ti ho contrastato a te? Spiegami ma come. Ma che ne so io? A volte ti vengono i momenti dove non ti capisce neanche un cazzo. Perfetto, allora vedi che allora esistono anche questi momenti nella mia live. Io pensavo fossero solo delle invenzioni, tipo i terrapiattisti. Per tutti i terrapiattisti all'ascolto, siete dei bravi terrapiattisti, bravi, bravi. Vi dovreste allenare un po' col cervello. Ogni volta, cioè scusate ma mio... ogni volta... Cioè scusate ma mio padre era entrato in camera. Ah, vabbè. Comprendo, comprendo. Aiuto. Aspetta, raga, allora mi serve fuoco, mi serve fuoco. L'ho deciso adesso che mi serve fuoco, quindi andiamo. Perfetto. Andiamo a fuoco. No, mi serve perché infatti ricordavo che qua c'era una porta nascosta dal ghiaccio. Ah raga, qua dovete correre praticamente. Come potete vedere. Mi è scappato dal control V ogni volta. Ho capito. Ecco qua, come potete vedere, ho scalato subito. Ok, raga, qua è tempi... Cioè, bisogna essere veloci. Allora, Lecco, allora, qualche live serale. Allora, abbiamo detto, semmai... sì, vabbè. Allora, sto dicendo, semmai qualche volta in inverno, quando faremo giustamente la scuola, faremo certamente qualche live serale, perché dobbiamo studiare. Quindi sicuramente... In questo momento... Preferisco farle in questo periodo. Sì, ma perché ci sta, semmai poi la sera è più fresco, quindi vogliamo uscire. Una volta ogni martedì, papà, ma comunque vogliamo. Vabbè, un minimo di vita sociale ce l'abbiamo, cioè un minimo, poi... Andrea, sei troppo... Stai andando un po' troppo avanti, La vita sociale non te la meriti. Volevo dirmi questo, non ho capito. Stai andando troppo avanti, la vita sociale non è che è una cosa che fa per te, cioè la vuoi cancellare dalla tua vita, sì o no? Ma che è sta cosa, Andrea? Ma ti sei aggiornato? Perché? Come va? Allora, ah, è vero, Andrea, come va nerd alla scuola? Decennamente. Nel senso, c'è di peggio, diciamo così. Esatto. Novità ragazze? Io conosco Nina. È un meme, raga. Non conosco, cioè, un meme che fa. Dice Nina, dove vai? Ma non è la stessa che dice di quella che. Di Discord là. Cioè, non di Discord, scusa, volevo dire. Non è la stessa che dice quella di Zingari, o è diversa. No, è un'altra. Mi sembrano identiche. È un'altra. Mi sembrano identiche. Me l'ha detto lui su Discord che era il nerd della scuola. Ma... Boh. Io non la conosco la sua scuola perché andiamo in due scuole diverse, anche se il paesino è piccolo, andiamo in due scuole diverse. Anzi no, la cittadina, perché sennò mi linciano. Mi linciano i cittadini. Cari con cittadini, cari con paesani. È cari con regionali, cari con cittadini. io sono all'Andica. Sono all'Andica nel senso che non mi sono aggiornato. Rivolta popolana. Di che cosa? Oh, abbiamo cacciato anche questo livello, raga, Io sono un pro player oramai. Le speedrun si fa lui ormai. Oramai su sto gioco. Le speedrun nella principale si può fare, è nell'extra che si muore. È nell'extra che si meno li controlla. Esatto, vedo che ci stiamo incominciando a capire. Sbaglio, tipo hai metà della vita, se non sbaglio. No? Non è solo quello il problema, i boss sono anche più difficili. Ah, lo so, i boss sono più forti, sì. I mob anche, cioè i mob, vabbè, i personaggi anche. Perché ti spiego, avere meno vita, per esempio, una modalità principale, poco... Non ti serve, perché il boss magari lo fai anche, capito? Sì, esatto.
Invece, essendo più difficile la... Allora, Domanda, dimmi delle dici le cose, cosa raga, io c'è? prendo lottatore per questo boss, ve lo dico. Mi sembra la scelta più adatta, anche se in realtà ninja ci sta. Perché avete aperto il canale Twitch? Sfregio. Allora, Non c'è niente che così. fare. Io almeno per vedere un po' come. Diciamo, io l'ho sempre voluto aprire qualcosa per parlare con delle persone. Giusto per confrontarmi, non lo so. Ecco, lui l'ha sempre voluto, io invece semplicemente avevo voglia di streamare qualcosa su Twitch, visto che spesso lo facevo con i miei amici, nel senso magari streamavo qualcosa che mi serviva, ovviamente non sul canale Twitch, ovviamente in privato, streamavo qualche... Discord. Esatto, streamavo qualcosa, a questo punto diceva, se ce la faccio a streamare su Discord, probabilmente ce la faccio a streamare pure su Twitch. Vabbè, penso che comunque sono due cose diverse. Sì, è vero, però... guarda che bravo che sono, te... ti ho asfaltato il boss con la stella. Proprio bro. Oh, abbiamo preso anche la prua, questa è la prua, giusto? Della sua barca. Aspetta che non ci sono ancora arrivato. La poppa sarebbe dietro, no? Quella di dietro. Sì. Questa è la prua, sì. Come va il corso da sviluppatore? Credo ce l'abbia con te, Andrea. Sì, ce l'ha con me. Adesso, te l'ho detto, stiamo facendo... abbiamo fatto praticamente le basi, sostanzialmente. Cioè, stiamo imparando a programmare con un software veramente easy. Poi si passerà piano piano fino a fare dei siti web. Che... Aspetta, voi con cosa programmate voi tu? io? Allora, noi in questo momento si programma con Visual Basic. Ah, sì, me l'avevi detto. Vabbè, io programmo con C++ in realtà. Raga, non ve lo doppio Magolor perché mi ha informato Dandel. Mi ha informato Dandel. Copyright. No, mi ha informato Dandel che lui vuole l'esclusività di Topolino e quindi non posso doppiare Magolor. Mi dispiace. Però gliel'ho detto, lo doppierò una volta ancora e basta, poi non lo doppio più. Solo una volta e poi lo doppierò e poi basta. Non posso dire quando lo doppierò, però lo doppierò un'ultima volta. Io quello l'ultimo del mondo, l'ultimo di questo mondo, cioè l'ultima puntata diciamo di questo mondo è la cosa che più odio. In realtà, tipo, questo è il mio boss. L'ultimo, il boss finale di questa, del pianeta Pop, cioè questo. È il mio preferito. Non il boss finale del gioco. No, a me mi ha fatto arrabbia. Ma voi da sviluppatori potete fare un videogioco con Autoblocco? Dovremmo iniziare a. Diciamo ci sono programmi e programmi per farlo, noi per ora non, cioè, almeno Allora, ti credo. spiego. Sostanzialmente. A scuola non ti insegnano a A programmare creare. videogiochi, a scuola ti insegnano a capire i linguaggi di programmazione, che praticamente è molto simile per tutti i software, ok? Poi tocca a te buttarti, non lo so, sull'Unreal Engine oppure su Unity, devi vedere tu. Esatto. Cioè, ma alla fine tu pensi, semmai che ti insegnano a programmare giochi, queste cose qua. Diciamo, queste cose sono un po' più. Te le fai da te, più che altro, lo capisci solo. Cioè, oppure usi altri linguaggi di programmazione che semmai sono simili, che hai studiato. No, ma allora ti spiego, tu le basi che fai a scuola in teoria tu le fai in generale, ok? Vabbè, certo, sì, quello sì. Sono generiche un po' per tutti i programmi, quindi in sostanza basta che ne impari uno e poi cerchi di applicare quello che hai imparato sulle nuove sui nuovi linguaggi, cioè sui linguaggi, cioè sul programma che ti serve per programmare in quel momento. Vabbè, comunque come dicevi tu, per adesso, cioè, ci metteremo più tempo per capire il linguaggio che appunto per. Cioè, In non per il realtà, linguaggio, imparare. sicuramente. Cioè.
Adesso comunque io, se non sbaglio, è il tuo primo anno in cui programmi tu. No, forse mi sbaglio. Ah, pure il mio. Vabbè, però noi diciamo siamo di 2 anni diversi. Diciamo, siamo anche di 2 scuole diverse. Vabbè, questo l'hai detto 10.000 volte, però l'abbiamo capito. L'importante è ripetere. E a scuola si fanno le basi, cioè si fanno in generale proprio programmini, per esempio. La cosa più stupida che fai di solito all'inizio, quando la prima cosa che programmi, quando metti mano sul programma, è praticamente un programma che dice ciao mondo. Esatto, sì, La prima esatto. cosa che O un programmi. comando che ti sa esatto, ti saluta più o meno, con le cose là. Poi Sì. si vanno piano piano a complicare le cose. Tipo noi abbiamo fatto tipo una specie programma di carte di credito o qualcosa del genere. No, invece volevo riprendere un attimo la domanda che avevo fatto prima, e Ma che cioè. scuola fate? Io non lo vorrei dire perché me le voglio tipo per tenere per uno speciale, ok? Ush. Ush, proprio mute, Cioè sì. dire tutto prima, cioè mi sembra un po'. Semmai te lo possiamo dire in privato a te, però. No, l'unica cosa, voglio riprendere un attimo la domanda che ha fatto prima per il gioco Pokémon. In realtà ti spiego, non serve neanche avere una base di programmazione per i giochi Pokémon, visto che Pokémon Essential permette veramente di programmare il gioco senza conoscere un H di programmazione. Cioè, è molto semplice, quindi volendo si può fare anche senza conoscere la programmazione, secondo me. Io non conosco la cosa, Io sì, perché. l'ho visto utilizzato, quindi sì, ti posso dire questo. Forse Johnny ne sarebbe capace, perché dice che fa giochi, cosa, non so. Vabbè, A meno lui. che Vabbè, non fa cazzate, ma lui ci si è messo e ci sta cioè. come Vabbè, cosa. cioè. Io per Esatto. esempio, lo sviluppo di videogiochi in questo momento non mi importa tanto. Comunque, diciamo, il programmatore non è solo programmare videogiochi, ecco, è Esatto. anche, cioè non solo programmare anche videogiochi, ma che ne so, come vi ho detto, anche gestire, che ne so, una pagina, che ne so, una pagina web o qualcosa del Esatto, genere. fare un sito web oppure fare un programma per un'azienda che ne so, che conta quanti vestiti hai venduto e quanto hai guadagnato da quei vestiti, cioè. Penso che alcune persone infatti pensino così, ma sbagliano effettivamente. Perché infatti perciò diciamo il programmatore è un ruolo che si fa molto, cioè che cercano molti, perché appunto puoi fare praticamente, ormai puoi fare di tutto, perché ormai tipo la tecnologia, cioè il mondo è aperto alla tecnologia. Per esempio pure il ragioniere, quello ormai ha bisogno del computer, non è che fa più cartaceo. Vado a Cioè dire, c'è va anche il cartaceo. Però, diciamo, la maggior parte delle operazioni le fa al computer. Vado a dire al mio professore. Se vuoi lo faccio andare a dire a mia Ah, madre. proprio ti giuro, vado a dire al mio professore che le cose si fanno sul computer. No, 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 io voglio le cose scritte, va bene. No, ma ormai te Ah. l'ho detto, magari c'è il programma dell'INPS, delle cose. Lo so. Non so se ti è mai capitato di vedere, a parte il Vederlo programma. no, però. Double kill con Darius, è lì. Allora, raga, io non volo, non lo sopporto, quindi. Ecco, volo per esempio è una delle poche abilità che non. Cioè, le so usare, ma non le sopporto. Effettivamente. Non lo so. Cioè, è utile per il fatto di invocare popolare per fare le cose, però effettivamente un po' fallosa è il fatto che, diciamo, non è molto controllabile. No, in realtà io la so controllare, però non la sopporto lo stesso. Qual è, cioè, la tua No, abilità. io l'ho odiata perché appunto
Io con diciamo con il Wii U, con il Wiimote controller è un po' difficile, ti ci devi abituare. Perché devo andare in terza e entro ottobre devo scegliere la superiore a cui iscrivermi. Ah, tu fai le medie. Ah, tu vuoi sapere quale. Allora, cioè alla fine sapere noi che facciamo e quale istituto facciamo soprattutto è, diciamo, non è importante per la tua scelta perché appunto un Non sappiamo dove vivi, istituto. No, a sostanzialmente. parte esatto, non sappiamo neanche lo istituto. No, sappiamo dove vivi, cioè Vabbè, nel ovviamente. senso, lo so Però non che. sappiamo gli istituti che ci sono, come sono gestiti, quindi non è che ti possiamo dire E molto. devi vedere un po' tu. L'unica cosa che ti possiamo dire è che almeno ti voglio consigliare io, vai dove ti porta il cuore. Questa è la cosa che ti Dissocio. voglio dire. Semplicemente se ti senti, cioè ti piacerebbe programmare, vai. Se ti piacerebbe, non lo so. Ma poi vabbè, ci sono diversi indirizzi di programmazione che ne so, c'è la ragioneria, poi c'è lo scientifico, le scienze applicate. Comunque diciamo, tu devi pensare anche che ne so, ti piace la matematica e tutte le materie scientifiche appresso, ti conviene fare che ne so, le scienze applicate, se ti piacciono un po' le cose da, che ne so, da. Ti vuole mandare a una scuola precisa lei? Una sua? Che cosa? Ah, sua madre, ok. Ah, ho capito, semmai è la classica madre, senza offeso ovviamente, non te la prendere, che semmai non crede molto alla tecnologia, che non ti importa, forse. Ah, studiassi ragioneria. Non lo so, cosa ti conviene fare a te? Cioè, cosa ti piace? Se ti piace, che ne so, magari Ma te, la aspetta. matematica, tutte queste cose qua. Oppure le materie scientifiche ti conviene sicuramente lo scientifico scienze applicate. Ma te piace? Cioè, ti piace questa roba? Cioè, nel senso, ti piace l'idea di fare il ragioniere? Allora, perché ci rifletti? Cioè, nel senso, ti spiego. Perché buttarti su una cosa che sai di non voler fare? Che Se. poi quando le cose, diciamo, non ti piacciono, le fai a forza, a volte puoi anche sbagliare, se no non prendi buoni voti. Cioè, Sì, meglio di no a sto punto. Cioè, se devi non da andare. fare. No, ma ti spiego. Se. Allora, la scelta può determinare anche un po' il tuo futuro, no? Allora, a che cosa serve? Semmai il ragioniere, semmai non ti piace proprio fare perché ti scoccia il lavoro, cioè non ti consiglio proprio di fare. Vabbè, ma non cambia niente, nel senso, il lavoro di tua madre non deve influenzarti. Cioè, se a te non piace, punto. Non è che se mia madre fa, che ne so, il commercialista, allora io devo per forza fare il commercialista. Che senso, Beh, cioè. allora io sono spacciato. Perché? Lo sai che mia madre è commercialista, Vabbè. quindi. Ma a te piace fare il Sono commercialista? studio privato. No, a me non cazzo. A me mi ricordo che da piccolo mi faceva riordinare le carte. No, io mi ricordo che da piccolo mi faceva fatturare. Ah, ok. Mi immagino. Che fa? Da piccolo prendi. Oh, ma potresti farmi sta fattura, gà? Dice, ma mamma, non lo so fare, Madonna, falla. mamma, voglio essere pagato, ma no. I soldi dei tuoi clienti devono andare a me. C'ha uno studio privato lei, diciamo si autogestisce. Ti spiego, se non è. Ti spiego, allora. Se non ti piace farlo, probabilmente lo fare. E fai, che ne so, quel lavoro. Lo farai a forza. E farlo a forza non porta tanti risultati a volte. C'è sempre l'eccezione alla regola, però. Non sempre porta risultati fare a forza il lavoro.
Tipo per esempio i miei, quando ho scelto diciamo lo scientifico e scienze applicate, sono stati, vabbè, ormai l'ho detto, sono stati abbastanza felici, diciamo, mia madre è ragioniere, mio padre è meglio, fai quel che vuoi, devi scegliere tu. No, invece i miei genitori, quando gli ho detto, vedi che devi, mamma ti vuole hack, quindi mi banneranno dal mondo, ha detto, ah, ok, ok. Ha detto, mo piglio la cinghia. Perfetto, raga, abbiamo fatto... Stiamo facendo praticamente... Velocemente tutti questi livelli stiamo andando veramente velocissimo. Comunque secondo me ne facciamo due oggi, ti dico la verità. Di mondi? Eh sì, perché ti spiego, ho pensato probabilmente il mondo 1 l'ho fatto velocemente perché era semplice. Ah vabbè, già. Quello era anche ovvio. Per quello forse abbiamo fatto i tre. No, ho messato. Perché? Che ore sono adesso? Scusa. No, sono messo. No, sono le 5 del sole. Ah beh, lo so, però per farti capire, è una mia presupposizione. Vabbè, sì. Di solito alle 6. Non lo sappiamo se quindi riusciamo a redare il tuo amico, ecco. Noi vorremmo, anche se lui che ci deve redare. A volte facci spammare da lui, ragazzi. Non ci dispiace. Non ci dispiace. Dai qualche collaborazione insieme, sai qualcosa. Insomma non ci dispiace, ecco, vero Andrea? Con Brange 2, come no? Ovviamente scherziamo, se non ce lo fa fare spiegare. A noi farebbe comodo, però alla fine... Ah, lui gioca a Pokémon, ok, dai, ci può stare. Qualche collaborazione su mondo Pokémon potremmo anche farlo, non lo so, ora sto ipotizzando, Bello. Ti giuro, oggi ho ascoltato una versione modificata di questa host. Vabbè, a volte le modificate a me mi piacciono di più di quelle, diciamo, originali. Vabbè. Forse penso però un po' a tutti. Ah, quindi hai deciso di portarla da lui a questo punto. Allora, se vuoi farla fare pure a lui, oppure che ne so, facciamo proprio una collaborazione insieme, che ne so, possiamo se facciamo così direttamente, visto che la porti da lui, letteralmente prendo e con il raid come se la portassi anche da noi, no? O vuoi farlo anche da noi? Forse dice prima voi, no, ma va. Come vuoi tu, puoi farla prima da lui, prima come da vuoi. Noi, non è un problema. Come ti conviene a te alla fine? Noi non, diciamo, non è che ci offendiamo, diciamo qualcosa assolutamente. Noi non siamo proprio quei tipi, Andrea, assolutamente. Tranne che se la porti da lui ti denuncio, capisci? Cioè. Gamer approved. Sai, no, volevo solo dirtelo perché cioè... Mi hanno freebootato il video, mi è piaciuto, ho apprezzato, ma lo denuncio. Quindi mi dispiace. Ovviamente scherziamo, ovviamente, non te la prendo. No, è per voi lui è una cosa a parte. Ah, va bene. Ma vabbè. Come preferisci. Esatto. Noi ci adeguiamo.
Ah, comunque, forse tu non c'eri ancora quando l'abbiamo detto, però vorremmo sapere, tipo, che cosa potremmo fare per migliorare? E tipo qualche serie che ci consigli, semmai, che ti piacerebbe vedere, qualche reaction, qualcosa del genere, oppure giochi, cosa. Action L'abbiamo ad chiesto in Adrian. video, ma forse tu non c'eri, quindi, però in un video Io meglio, propongo, io propongo Reaction Adrian alla serie evento, non l'ha vista nessuno. eh. Io mi vado a togliere la vita nel gioco. Vabbè, grazie comunque. Anche se è venuta penso a te l'idea, però. Cioè io non c'ero perché giustamente ho un po' le mie cose da fare. Visto che di solito la mia famiglia di mamma, diciamo, è un po' più grande, quindi semmai qualche volta sono fuori, sono. Diciamo tutti i giorni sono fuori, quindi. Cioè, i familiari di mamma tutti i giorni, diciamo, cioè non tutti i giorni sono fuori, diciamo vengono da lontano e quindi quando ci stanno. Semmai finisco le live e vado da loro, semmai andiamo a mare. Vado a prendere un po' di virus che gira in questi giorni. Che poi, detto sinceramente, ragazzo, tu cosa ne pensi dei banchi con le ruote? Ma io, come ti ho già detto, Io non vedo l'utilità ancora, io non ho capito ancora quanto. io l'ho vista, l'hanno aggiunto in Mario Kart DS con una mod. Ma io me lo sto immaginando, te lo giuro! No, ma seriamente, l'hanno aggiunto con una mod su Mario Kart DS. Non sto scherzando. tu immaginati. Ah, poi penso che è bellissimo. È la miglior cosa che abbiano fatto in tutti i tempi è quella. Aggiungere i banchi su Mario Kart DS. No, ma seriamente, cioè, voi cosa ne pensate? Farà un schifo come a tutti, non c'è. No, io ci vedo l'autoscontro in realtà, lo sai? No, io vedo, io sai cosa vedo? Tipo in classe mia smontavano le porte, io mi vedo loro che smontano i banchi, li fanno diventare col. Ci mettono il manubrio, bello, tranquillo, adesso si guida, raga, fuori in classe. Oppure Raga, quando. no, io nel cambio dell'ora lo devo fare. No, oppure quando, non lo so, si va, come si chiama? Si deve uscire di scuola, no? Sai che di solito quando ci sono tanti studenti, tipo le scale sono piene, tu vai col bango, fium! Come parti? Prendi il posto al. Ti prendi il posto, come si chiama? Al coso della scuola, il bar della scuola. Ti prenoti mentre aspetti che finisca la fila. Giusto. Ma detto sinceramente, ah, lui aveva scritto qualcosa. Aspetta che ora lo leggo, che sto nel mezzo di un fight. Scusa, ecco Figgete. qua, triple kill. Allora, ma per me non sono utili. Non ci sta un caso. Un casdrian. No, ha detto un caso, non ho capito, un caso e poi possiamo giocare all'autoscontro a scuola. Ah, ha elencato i Dice pregi e i lui. difetti, cioè che non ci sta un cazzo, però l'autoscontro. sai, no? Però l'autoscontro è la cosa che ti diverte nelle ore più stupide di lezione. Effettivamente, che senso ha? Soprattutto nell'ora di religione, sai com'è? Sai, serve. Durante le verifiche, ragazzi, il cambio posto ormai. Il cambio posto velocissimo, mio. Ma tu non eri là? No, prof, cosa dice? Vedi che questo è il mio banco, c'è scritto il mio nome. Che Mi mobilità. scusi, ho urtato il banco di Matteo per sbaglio. Aspetta, mi scusi, ho urtato il banco di Matteo. Messe Vamo, sende! No, io voglio cioè, Matteo te che lo giuro, risponde. ho vinto, Raga, allora, un piccolo segreto. Vedete che qua c'è la porta di fine. In realtà l'ingranaggio è nascosto qua sopra. ah sì, me la ricordavo sta cosa. È stronzo, io ve l'ho detto perché gli sto portando il gameplay, Ma ma. alla fine lo capivi perché le scale continuano ad andare, ma giusto per curiosità, pensate. Pensa che c'era tipo. C'era il mio compagno di classe che l'abbiamo eletto a. Rappresentante di classe.
Bellissimo, faceva sì, io farò mettere l'ascensore a scuola. Sì, Sì, l'ascensore. certo. Con le rotelle. Con le rotelle, l'ascensore. Poi c'era il criceto che girava quando premevi il tasto. Certo, Era lui che ti faceva salire. Andrea. Il cromosoma che ti faceva salire, te lo dico io. Ma poi, a proposito, nella tua scuola quel cazzo la mettevano? Eh no, perché ci stanno delle scale di emergenza che non le utilizzano e lui ha detto le metti là, no? Ma le scale di emergenza secondo te che servono? Per usare, no, io le tengo così per sport. A volte le demolisco, giusto per vizio. Non è che servono per emergenza, no? No, aspetta, allora ti spiego, a scuola mia ci stanno tipo tre scale dove poter uscire. Sì, ma io l'ho visto, l'ho visto. Ok, cioè, in teoria due bastano, diceva lui, quindi una può essere sostituita con Però la l'ascensore. scuola, cioè, non è che ci sono tanti studenti, assolutamente. Devono stare ammassati per prendere il coronavirus, no? No, sai cosa, cosa, Milo? Cosa, Ho cosa, notato che hai cosa? 28 vita. Di vita. No, sono poche. Lui ha pensato. Chi? Lui. Chi codello? Lui, forse. Ah, io sono Muori, Sofì. Interessante. fan. Quanto facciamo il ban? Un saluto a me stesso contro me stesso. Che mi segue sembra. Grazie, le faccio io le Quasi sparano, quasi autolesionismo i cannoni. I cannoni autolesionisti. live. E questo me lo ricordo. Qua c'è un boss, infatti, vedete? Cosa Sì. scegliamo? Lascio scegliere a te, fuoco o ghiaccio? Fuoco Pepsi. No, fuoco Pepsi non posso, però quale vuoi? Prendiamo Fuoco, fuoco. fuoco sotto la scelta. Chi le usa le scale di emergenza? Nessuno. Un ascensore è più utile se c'è un incendio o muori. Vedi? Scusa, le scale di emergenza non servono quando ci sono le emergenze, sono inutili. Pensa che noi l'abbiamo letto perché diceva stronzate. Era divertente. Ormai si avrà già per quante stronzate dici ci sia adesso. Oh, tu se tutti ti promettono, sarà una scuola migliore, sarà... quelle non sono stronzate, permetti anche tu. Cioè, scusami. Oppure, Classico discorso. noi No, noi metteremo... invece, il nostro rappresentante l'anno scorso, c'erano i nostri rappresentanti, avevano perso il programma di scuola. Il programma della CIDA era una cosa incredibile. Allora, a un certo punto, il mio compagno per lezione, io vi porterò in gita. Eletto. No, ma scusami, io fanno così alcuni, tipo, noi metteremo i banchi con Con due cromosomi in più. oppure non lo so, cacciavano, faremo tipo le scuole americane con gli armadietti, Sì, quella sì. là un sacco. Un sacco. Ma non alle superiori, ma alle medie, un sacco. Cioè, ma alle medie i professori, ecco, questa è la cosa grave. Che cazzo gliela. Quelle, se non sono puttanate, non so come si chiamano a questo punto. Se mi fai capire come si chiamano. E poi è successo il virus, no, No, e poi scusate. E poi i all'improvviso. miei sono contrari alle gite lunghe. Una volta che li ho convinti, non so grazie a quale divinità, no, c'è il coronavirus. In quel momento stavo scoppiando a piangere, ragazzi, dico, sono stato. Il Covid da virus. In realtà è il virus di. È il virus di chi ha del vino. Il Il Covid da virus, virus. però No, il Covid da virus. tipo alluvino. Aluvino. L'intelligenza non è di questo mondo.
Che cosa serve l'intelligenza se la gente viene votata per le stronzate? Esatto. Ma sono inutili le scale di emergenza. Ora mi ricordo il meme di Salvini. Saltini. Ma posso distruggere le scale di emergenza per mettere un ascensore? No, sono di emergenza, no. vedi? Povero Saltini. Tanto come potete vedere sto praticamente partendo proprio sto cercando di fare il più velocemente possibile qua dentro perché sennò mi prende la tubercolosi. No. In realtà come si la possiamo chiamare? Cioè ha un nome questa roba perché non lo so. Cioè che cosa? Tempesta, come si chiama? Boh. Non lo so, tipo, secondo me è tipo una frattura dimensionale o qualcosa del genere. No, la frattura dimensionale è quella dove entri. No! Che sfiga! Penso che sia tipo una tempesta, però. Secondo me è tipo il mondo che si sta sgretolando, tipo un virus o qualcosa del genere. Ah, vedi, allora avevano coronavirus. Basta. Perché bisogna... Predict di quanto? Questo è uscito nel 2012, se non sbaglio. Sì, è vero. Vedi, hanno predetto la fine del mondo. I Maya 2.0. I Maya secondo me erano più intelligenti di noi. Ah, sicuramente erano più intelligenti di Saltini. E i salti, raga, i salti erano sono poco intelligenti, eh. Cosa avete capito voi? Calvinare, il naso dappertutto. Dota B. Era partita la tempesta a un certo punto. Just so new, if I can. Puoi leggere la chat un attimo che non... Sì, aveva scritto per me, per fare i follower dovreste fare al posto di forte reagisco le vostre clip. Ne ho due. Cosa? E ne ho due di clip. Reagisco le vostre clip, fine. Quali clip, scusa, alla fine? Cioè non è che poi possiamo, diciamo, definire una community tanto grande. Sì, ho capito le clip di quelle in chat, ma facciamo una live di un minuto? Non mi sembra il caso. Vabbè, un video di un minuto è anche troppo. un video, una live di un minuto praticamente non me la guarderei neanche io. No, ma siamo sopravvalutati, un minuto è troppo. È troppo poco, secondo me. Sì, dico è troppo poco, però dico è troppo, non ci arriviamo neanche, perché chi c'ha alla fine che ci potrebbe fornire delle clip? Nessuno. Luca, probabilmente. Facciamo un saluto sì, a Luca. Il problema è che se non ci conoscono, dove ce le mandano le clip? Vabbè, le clip le fanno su Twitch. Vabbè, dico, in senso, come... Cioè, io non è che vorrei portare qualcosa tipo quelle reaction a quei video, che ne so, del clip delle provate. Io appunto se faccio un... le voglio mandare, le voglio dagli iscritti. Il problema è chi ci segue, chi ci segue che ce le potrebbe mandare. Siamo 48, quanto siamo? Però... noi le uploadiamo le live. Cioè, anche volendo. Hai capito quel che volevo. No, ho letto quello che ha scritto. Ah, ok. Raga, questa è una porta normalissima, ma io vi consiglio di andare qua perché c'è un segreto. A me piacciono i segreti.
ma te l'ho detto, noi non è che facciamo così, noi vogliamo portare proprio qualcosa di nostro, le clip semmai le vogliamo dare iscritti, semmai noi vogliamo una reaction delle clip su Fortnite. Anche non serve di fare la clip su Fortnite, però va bene qualsiasi clip, però se io ripubblico tutta la live anche volendo. Anche unita, perché no, hai visto che crash la unisco poi in editing. Sì, sì. Io proverò a fare questa boss rush, anche se credo che sia abbastanza semplice in questa modalità. Scherzavo, non è semplice un cazzo, ho perso l'abilità. Dai. Ok raga, ci serve. Ecco, per esempio giocare in un server pixel, ma non sarebbe sfizioso farlo quello. Yeah, cioè uno di voi ci aveva mandato tipo... Sì, mi avevano scritto su Insta per un server di qualcuno. Beh, ovviamente pubblico. Sarebbe spezioso effettivamente farne... Se mai una volta finita la pizza, comunque non mireremo a tutti i Pokémon, ecco. Sì, sicuramente. Almeno se mai qualche leggendario, però pure. Ah, non è vero che sono tanto difficili ormai da fare. Prima era più semplice avere leggendari. Ah guarda, io mi butterei semplicemente a cercare Arceus e finirei lì. Appunto, era quello il fatto che dicevamo, cioè chi... Già, alla fine. Fino a Gashen non ci possiamo fare niente. Ma non mi aspetto così tanto non pubblico. Cresciamo. Cioè io di mio non è che mi aspetto così tanto pubblico. Ah, noi ci proviamo, se succede, bene, se no. Se no, sti cazzi, non è che ci... Ma come diciamo sempre, non è mai il nostro modo. Io pensavo che era proteggeremo il mondo dalla devastazione, che palle! Teneremo tutti i popoli nella nostra... Che palle! Sì, quello lo dovevamo fare uno speciale 50 pollo, quello sì. Quello dovevamo fare uno speciale, però appena ci arriviamo ancora. Però tipo c'è la maledizione. No, non ho preso l'abilità. Sono handicappato. Quale? Spada. No, ho spado lama. Vabbè, dopo ci torno, raga. Sono stupido, ma stupido male. Però c'è la maledizione del 50 follower che non ci faccio ripartire. La maledizione, ovvio. Minchia, da quante live che non abbiamo iscritto? Almeno uno di ora. Vabbè, sti cazzi, è normale perché è agosto in questo periodo. Cioè, è in questo periodo agosto, sì, grazie. È agosto, è un po' così, è normale. Forse però in estate riusciamo a fare qualcosa di più, cioè in inverno volevo dire.
Ma ho premuto la campanella, ma siete stupidi. Ecco, è bella la campanella, è bellissima. Ragazzi, visto che lo devo rifare sto livello, faccio la porta normale invece di quella segreta, va? Il problema è che non posso portare Pokémon domani. Perché visto che vuole vedere la storia anche lui, e lui praticamente va in vacanza senza di me. Cristo, non siamo della stessa famiglia. Ho capito, però va in vacanza senza di me e mi lasci solo. Non è colpa mia però che vado in vacanza, io non ci vorrei andare. E quello è il problema. Però dai, vado, stavolta vado a visitare un nuovo luogo, quindi va più o meno, va bene. Si apprezza di più, diciamo. Ma so che ho detto martedì. Però Lo questa è so, una però. settimana un po' diversa, cioè te lo spiego. Magari tu non so se stai pensando che semmai non vogliamo, semmai vogliamo questa cosa assolutamente. Dai, che come vedete vi sto facendo vedere questa parte che prima non ho fatto perché era diverso. Perché a quanto pare Ma il Al si è. cuore diverso, ah no? No. A quanto pare Al si è sbattuta di fare roba diversa. Sono dei pazzi. Che palle. Stanno distruggendo una vita fresca. Fanculo, Successo? sono stupido. Cheat. Sono stupido. Rilasciamo il boss. Sono stupido perché l'ho distrutto un'altra volta quello che mi serviva. Sono stupido. Challenge chiappe cromosomi, fai. Allora. Questo non mi serviva. Perfetto. Infatti già l'ho presa. It's a nice, ah no? Nice si dice. Ci siamo già dimenticati i termini. Guarda, non so molto bene italiano io. Ci siamo buttati. Anche di qua. Adesso io lo devo prendere per forza. Devo per forza prenderla acqua. Se non la prendo sono fottuto. Se non la prendo, mi uccido nel gioco. Taro su 36 vite. Io l'ho detto che mi servivano delle vite. Il motivo ci sarà. Grazie, suicidio finale nel gioco. Muoro contro il boss finale per sempre.
50esimo giorno. Sì, ho sbloccato l'achievement del 50esimo giorno. Sono contentissimo. Ragazzi, proviamolo un videogioco sulla Blue Whale. In realtà c'era, tipo ho sentito una storia tipo che c'era il videogioco. Blue Whale the game. Blue Whale Lord the game. Bellissimo. Ci metto pure i Pokémon appresso. Così facciamo vedere alla PETA chi è che. Qual è il problema? Se i Pokémon si scannano o si scannano gli umani. Forza tutti all'arrembaggio, vince Raghi, prende carne. No. Yeah, ho sbloccato una vita come se non ne avessi abbastanza. Per farti capire, tu il gioco lo incominci. Tu il gioco lo incominci con 7 vite, io ne ho 37. Ma infatti io in realtà sto dicendo Blue Wellord perché l'avevi scritto tu nei commenti, vero? Niente. E niente. Insomma, 2.0 challenge. Raga, siamo al boss. Io dirò una semplice cosa adesso. Viva i cromosomi, no. Quale abilità vuole che prendo? Cara. Che c'ha? Un attimo e vedo. Lama, frusta, volo o lottatore? Lottatore, dai. Anzi no, frusta. Sei un bastardo. No, scherzo, lottatore. No, no, io vado con frusta adesso. Ah, ok, cazzi tuoi. Io te l'ho detto di fare. Pedalare, cazzi tuoi. Questa la capiscono in boy. La canzone del Super Samus. Perché? No. Raga, perché ma qua non c'è il boss. Che bello. Ma è una gioia comunque. Cheat. Vabbè, in realtà lo sapevo, era per chi non ci aveva giocato. Fare ansia 2 secondi prima dell'accaduto. Madonna, io sto boss l'ho sempre odiato. Io lo frusto. La cosa più odiosa secondo me era la versione quella là. Ah, non spoilerà, non spoilerà. No, dicevo la versione, dico quella là con l'extra. Ah, ok. Quella era davvero Invece no, l'extra io l'ho fatto veramente easy. Ti giuro. L'extra è stato il boss più facile. Come mi ha rotto i coglioni. Pure quello là dell'acqua. Era due. Quello dell'acqua sì è difficile, ma questo l'ho fatto veramente semplice nell'extra. Ragazzi, guardate, l'ho quasi frustato. Ma si è curato, raga. Ho usato il medikit. Ok, basta. Basta. Mi sento triggerato io. Vabbè, buttiamola, è inutile. Oddio, raga, ma ci hanno dato mega spada, giuro, non me lo sarei mai aspettato. Io non lo sapevo. Ok, raga, vedete, non l'ho neanche colpito e lui gli ha fatto danno. Tanto io vedo di asfaltare questi bellissimi e amicissimi oggetti. Vieni, vieni. E anche se secondo... Una bella cosa di quello che hanno introdotto là, il fatto del mega lame anche nei boss. Il? Nelle mega lame anche dei boss. Ah, sì. Che mega abilità. Ci sta. Pensa che con i cheat si è scoperto che praticamente queste abilità shottano. In che senso? Cioè, la vita normale di un boss viene shottato. Nel gioco non puoi saperlo perché quando il boss... Ah, certo, sì.
lo attacchi che ha quella vita praticamente non ha niente. E quindi l'unico modo è praticamente cittarsi una mega abilità con i chip. Raga, adesso il boss se n'è andato, quindi ci sarà per forza l'animazione corretta. E abbiamo preso anche la vela, raga. Eh no, lo riusciamo a fare tre mondi, mi sa. Sì. Ne ho fatti due. Ma questo non era l'ultimo, scusa. Ah? Eh? Questo non era l'ultimo, scusa. No, perché ti ricordi? Ha detto a Maglor che ci voleva mandare nel suo mondo. Ah, giusto, nel suo bellissimo mondo. A me mi ha sempre un video di gioia e felicità. A te, Andre? Sì, a voglia. Raga, giuro che questa astrobarca c'ha le hack. Capirete poi. Chi ha fatto il codice Morse? Allora, il problema è che io non lo... cioè, ho le basi tipo H2Mock, vabbè, che sarebbe tipo è un punto, una linea, però ok. Lui lo sa il codice, io no. Quindi... assolutamente, ma che mi svivi per il culo. Puoi spezzare, diciamo, i tratti, codice. Diciamo. Puoi spezzarlo con dei trattini, se no non capisco qual è la trattini alti, magari, non lo so se si utilizzano nel codice Morse. No, i trattini si utilizzano quelle le barre per spaziare, diciamo. Ah, le sbarre proprio. E quindi la sbarra, il divisore. Raga, guardate come parte, guardate intanto Maglor che ha deciso di viaggiare nel tempo, nelle dimensioni e soprattutto qua, non so qua dove siamo però. Guardate com'è bello, guardate. Sembra esserci un vulcano, o sbaglio? Allora, una linea è T. E linea punto N, quindi TN, no? Ok, le basi come ho detto le conosco. Yeah! Io pensavo se fosse tipo l'imbiccato, sai? Che fai i trattini, ci vai, dici la parola! TN, acronimo di... TN? Tutto niente? Tutto niente? Se lo giuro non lo so. Total drama! Non stars. Scusa, la N dove cazzo l'avevi visto? Non stars! Ok. Pa. C'è l'Andy, Andrea, il nostro cattivo. Adesso lo distruggeremo, non vi preoccupate. Io credo... credo che questo cattivo non va bene. Vedi come ci ringrazia Mago, il nostro migliore amico. C'ha anche delle statistiche OP, mi dice l'astrobarco. Ocropoid, l'acronimo di Ocropoid. Non lo so. Mi dissocio, ovviamente. Vabbè, andiamo. Questo pianeta, per chi non lo sa, si chiama Alcandra. Alcandra... ha un mondo, ha questo mondo più, poi scopriamo se ne ha altri, però adesso sappiamo che c'è solamente questo. Secondo me se stavi zitto era meno intuibile, lo sai? Tu dici? Secondo me sì. No, io ho detto semplicemente che scopriremo se ha altri mondi e quanti ne ha. Io pure questo come mondo l'ho odiato, madonna. Questo è un po' odio, effettivamente non è tanto... Se non sbaglio qua c'era un altro, in questo mondo c'era un'altra stanza cosa. No? Sì, qua c'era una... in questo mondo si sblocca un'altra stanza hall che vi mostrerò quando potremo, ovviamente. Quando ovviamente ci arriverei. Anche perché non mi ricordo manco dove sta. Nel senso, so dove sta. Perché non so, non ho mai capito se poi li hanno fatto apposta a mettere così. Oppure, che ne so, se mai è stato uno sbaglio, un qualcosa. Perché secondo me l'hanno fatto apposta, cioè un po' impossibile.
Raga, io prendo Kirby urla, così magari può servirci per qualche boss nelle vicinanze. Se non ci killano prima, ovviamente. Sempre quello. Ah, questo era stronzo, mi ricordo. Praticamente da qua ci avevano messo l'abilità sonno. Per chi non lo sa, l'abilità sonno li fa addormentare e... basta. E basta. E quindi dà un fastidio. Diciamo, in questa versione non è molto utile. Sì, in realtà è solo in Kirby Topia l'Attack, effettivamente avevano... gli avevano dato un senso. Dobbiamo recuperare vita. Guarda, recuperare vita era perfetta come cosa. Sono delle scarpe Nike. Ah, noi non vestiamo tanto nella moda, ecco. E io sono diciamo... Inurand. Queste cose non ve la prendete, ma non le conosco. Ok, questo è l'odio. Ok, no, l'abbiamo fatto al primo colpo, perfetto, perfetto. E chi era l'odio? Il raggiungere questa stanza. Ma la Wii è considerata una cosa di marca. Di marca Nintendo. Quindi è di marca, in teoria. Penso che marca si intendano i vestiti, però. Sono triste. Mi dispiace, Andrea, sarà la prossima volta. Vabbè. E siamo andati, e andiamo di qua, tanto non... Oh, 40 vite, come se ne avessi poche, no, sai? Andrea, te l'ho detto che se 40 non basta, no? Che scarso. Un minimo 100, dai. Ma che povero, guarda, non sai proprio giocare. Io non so come hai imparato. Chi ti ha insegnato a giocare? Io non lo so proprio. È stato il fratello ingiustamente incatenato. Ingiustamente non posso. Oh, raga, abbiamo il bonbon qua. Il bonbon serve per correre, chi lo sa. Sì, ma bonbon non è lecca lecca. Imbaro di termini. Mi dissocio. Lecca lecca mi ha detto e dice qualcun altro. E non a me, ci siamo intesi? Ok. Mega abilità, raga, mega abilità, vedete? La Wii è firmata dalla Geox, interessante. Oddio, la Wii, la console che respira. No, vabbè. Io non pensavo. Adesso ho capito perché sentivo la vendola spesso io della Wii. Tutto gira adesso. Andrea, non sei aggiornato. E tutto gira adesso, anche le vendole. E la vendola non è l'unica cosa che giro, ovviamente anche il joystick del controller. Quando fai no scope. Quando lanci per aria. Quando fai i trick su FIFA. Mai giocato FIFA, però la lascia perdere perché a me non piace, è diverso. Però piace Inazuma, è così, niente da fare. Vabbè, ma è diverso. Non ci posso essere dell'anima. Anche se il meme di Jaux, la scarpa che respira, era più bello prendere, fare dei piedini su Minecraft e metterci respirazione 3. E chiamarla Jaux, la scarpa che respira. È il meme più bello che mi sia mai venuto in mente. Almeno su Minecraft, inteso.
Quindi ti ripeto, qual è l'abilità che tu proprio odi tantissimo su Kirby e Wii? Abilità? Ma non lo so, Kirby, non lo so. Non lo so. Io odio Kirby proprio. No. Come mai fuoco? Perché abusava troppo? Cioè per quello? Perfetto. Sto morendo. Meno male che qua c'erano. Perché sembra che il gioco incastrato su quel livello c'è un coso di fuoco. Sono uguale in tanti però. Non ho capito. Vabbè, allora qua, come possiamo vedere, abbiamo ancora Ninja e Granata. Io gli andrei di Granata, perché l'ultima volta Granata ci ha portato abbastanza fortuna. Granata non era Ninja, però no. Ecco, questo è un po' più difficile degli altri Phoenix, eh. Però vabbè, non è... Phoenix di ghiaccio. Eh sì, è questo di ghiaccio che però non... Vorresti vedere altre abilità oltre al fuoco, quindi... È questo quello che intendi. No, vabbè, ma io non intendo... Cioè, intendo... Quale abilità proprio non riesci... Cioè, odi perché non riesci proprio a usare. Quello intendo come odi. Penso però frusta. Neanche a me piace molto come abilità, sai? No, io oramai su Kirby Wii ho masterizzato un po' tutto. Quindi, bene o male... Forse con Kirby... Ho masterizzato un po' tutto. Forse i personaggi secondari, non avendoli giocati, non... So poco, per esempio King DDD almeno a me sembra un po' più lento di tutti gli altri personaggi. Beh, ah, l'Electro. L'Electro... vabbè, c'è sempre tutto. L'Electro in realtà se la... cioè... se... la... impari a usare è una cosa. Esplosione di... cerebrale. Ah no, grazie, è ripreso. E shish. No, vabbè, comunque intendo l'elettro sostanzialmente. Se la. Se la sai usare. È una cosa OP. Cioè. Bisogna. Ma io credo che sia l'abilità, una delle mie abilità più che mi stanno proprio qui, è sempre frusta. Cazzo, ragazzi, io non l'ho. Ah, io invece l'abilità che odio, che non so usare, veramente non ho imparato per niente, o comunque che ho imparato invece. Cioè, invece di impararla così, l'ho imparata un po' male. Hola. Un po' male. Comunque, non ho saltato uno di ingranaggio, lo so.
è tipo roccia. Perché ti spiego, roccia per attaccare. O fai la roccia o fai il pugno. Ok, hai pochissima scelta. È vero, sì, roccia. Allora è difficile proprio da utilizzare per quel motivo. Che giustamente non è che lama è invece è la tua preferita. No, invece la mia preferita non... credo sia un martello per l'utilità, non me lo sai. No, invece io preferisco l'abilità smash, se la possiamo considerare come abilità, perché in Planet Robobot è un'abilità. Cioè, è stata aggiunta anche in un altro gioco di Kirby prima di Robobot, però... Smash a me piace. Comprende un po' di tutto, c'è lama, c'è martello... C'ha roccia pure, c'ha un po' di tutto, ci sta. Te piace la versatilità. Eh? Ho detto a te piace la versatilità. Vabbè. Questa è bomba, raga, io me la porto perché so che tra poco ci sarà un mega boss. Perché se ce la danno probabilmente un motivo ci sarà. Sì, infatti queste abilità non è che si vedano molto spesso, Per registrare Switch? No, utilizziamo una Vermilia. Effettivamente non lo utilizziamo. Eccolo qui il boss di cui parlavamo. Va. Si è fatto capire proprio. È vero che il gato è proprio, che ne so, la cosa, diciamo, la struttura, scusate. Volevo dire la è specializzata nel gaming, diciamo. No, esatto. Vabbè, però è la perfezione per sì, per streamare, per registrare. Dai. Vedete? Ecco raga, qua questo livello probabilmente, se non mi esce adesso, sarà il più difficile. Che cosa? Vediamo se era questo. Non mi ricordo qual era, dovrebbe essere quello centrale, speriamo. Non è questo, va bene. Vabbè, tanto ci devo già rientrare, vabbè. No! Vabbè. Riproviamo, tanto con tutte le vite che abbiamo, una in meno non è un problema. Vero, signor Kirby? Che per lei non è un problema? Se perché... Ma perché non si aprono? Che cosa non si aprono? Ah. Ci stanno tipo sti pistoni che non si aprono. Aspetta, no. No, ma perché si devono aprire quando passo? Non è che quando vogliono loro. Cioè, per favore. Ragazzi, però faccio vedere chi comanda. Ok, ragazzi, entriamo in questo livello adesso che lo finiamo, eh. È ovvio. Dai, ti buttiamoci, va.
Allora, la prima è semplice da prendere in realtà. La prima che ho mancato, perché l'ho mancata perché non ho preso l'abilità acqua. Quindi la risolviamo dopo questo. Errori che capitano, ragazzi. Vabbè, oggi sono un po' distratto, normale. Ma ci sta, non sempre si è in forma. Vabbè, non è che non sono in forma, sono un po' distratto perché sto leggendo anche la chat, visto che l'ultima volta non c'era. Cioè, ce n'è... sostanzialmente... scrivete poco. Vuoi che la mostro direttamente in live? Non ho capito. Che cosa? Te la scrivo su Discord, va bene? Ho vinto. Hashtag ho vinto. I win. I win. I win to know. No. Ah. Oh, quanto mi sono stiracchiato bene. Adesso muore. Sempre in game. Adesso mi esplode la schiena. In game. Hashtag vinto, hashtag un cazzo, giusto. Questi li mettiamo nei nuovi hashtag di Instagram, immagino. Come? Come no? Solo però durante le live in cui facciamo i minigame. Hashtag ho vinto, hashtag... Non hai vinto. Ok, allora, qua cerchiamo di speedrunnare. Cerchiamo di tryhardare. Vabbè, tanto è inutile, tanto qua ho già preso l'ingranaggio, è dopo. Mi serve dopo. Poi ti ho già spiegato come ti spieghi che io ho 42 vite nel gioco, no? Ho le hack ed è normale che ho vinto, ecco, le hack, per quello intendo ho vinto. Con le hack ho vinto. Se no non si spiega perché ho così tante vite. Ho il hack. No, ho il orso che mi concede il hack. Quando il orso va, segue il cane, là sì che sono problemi. Un saluto. Che non si capisce se è italiano o no. No, è il orso. Per favore, ecco, non sbagliamo. Il orso. È un meme. E qua non si conoscono le meme. In caso non lo conoscete, andate a cercare il orso. Il grande orso. Bello che la prima volta che lo pensate, che lo guardate, dite, ma questo non è italiano, e invece è italiano. Il linguaggio, intendo. Che bello andare con bomba di suggerire boss. Vedi che semplice. Ma in realtà io non sono ancora arrivato a quella parte. Ah, io l'ho fatto un... Ora l'hai distrutto. Vai, ora per forza l'ho aperto, appunto. Ok. Ma c'era anche suono comunque. Sì, ok, forse ma era... è meglio bomba. Boh, però è meglio suono. Ti ho detto magari dopo se riusciamo, anche perché ti spiego. Non... Di solito quando stacchiamo la live usciamo. Per quello.
Dai, mi butto. Quasi quasi finisco il mondo, dai. Proviamo a finire il mondo e poi finiamo la live. Però. Ok, come vuoi. Almeno perché. Messe sende che sono bravo in questo gioco, non è vero, faccio cacare. Sono morto 3-4 Minchia. volte. Ritrovo tanto, ecco. Chi fa le speedrun non muore. Ma che c'entra? Sei bravino, che sei scarso. Gli scarsi morivano almeno da ogni Sì, che possiamo volta. ferrare, te l'ho detto. Sì, te l'abbiamo detto, se arrivi alle 6:30 l'ho iniziato, glielo facciamo il raid. Semmai, come ti ho detto, facci spammare, occhiolino, occhiolino. Occhiolino Bling 46. Un saluto che so che ci segue da casa. Noi compriamo ovviamente dal suo store i componenti del computer. Anche lui ci potrebbe spammare. Cosa? Cosa? Ok, doppio boss, perfetto. Allora, io Arriviamo preferisco. qui. Cosa tu preferisci? Ho E pietra. Perché vedi, c'ho la scelta tra pietra o raggio. visto, non lo so. Pietra, sì, dai, pietra ci sta di più. A me raggio, come ho detto, in questa zona mi fa cagare. Come non era certo? Te l'avevamo detto che lo facevamo. No, in senso credo l'amico se facciamo la lago, no, credo. Ah. Perché ha usato il plurale, cioè ha usato la terza persona, quindi penso che si stesse riferendo a sé. Mo caccia, era tutto uno scherzo! Benvenuti a Scherzi a parte! Perfetto. Raga, mi sono ricordato, qua c'è una mega, infatti vedete ne mancano due. Poi ci stanno questi oggetti che si distruggono solamente con la mega abilità. Quindi, Mi se... ricordo la mega in sto livello, effettivamente. Com'è? Non ho capito. Poi c'è il raggio, se non sbaglio, Sì. Ma se vuoi le frasi di merda le finiamo meglio ancora, cioè. Perché finirle con una semplicità così estrema? Ma finirle peggio. Peggio ancora. Comunque io vado a vedere come si chiama il livello. Io vado a rubare. Ah no! Niente Rubare viaggio il quindi. livello. Quello di solito lo uso per derubare le vecchiette, quindi Ah mi dissocio. niente. Mi dissocio. Mi dissocio anch'io. Non si ruba, ragazzi. Guardate il canale del mio amico. Ok, ora la vedere. Poi si chiama ABS Game. Vai, scendiamo, scendiamo. 92 Twitch TV, eccolo, è questo. A me sembra grande, ma a me sembra grande. È un piccolo grande amico, mi dicono, dalla regia. Minchia.
Comunque a 600 iscritti. Vabbè. Quasi 700. Quasi 700. Mancano 8 follower. Un saluto. E gli do il benvenuto. Nel teaming. Perché ricordatevelo. Questa è la vera. È un amico di mia mamma, non si vede da 7 anni. Ah, ma quindi tu eri giovane. Non è altro che le nostre madri. Vedi, guarda, guarda, io pusho questo Phoenix. Ande, comunque si chiama HMS Orca, la mappa. Orso. Esatto, esatto, no, orca, però fa niente. Quale mappa? Ah, l'orca, ok. Me la scrivi un attimo su what? Ok, ok, ok. Raga, caccia una buona. Ha cacciato ghiaccio. Che palle. No, vi spiego, raga. Quelle sfere vi danno ghiaccio. Io ne avevo aspirate tre. Il che significa che poteva uscirmi abilità a caso. Che cosa mi è uscito? Ghiaccio. A questo punto non ne aspiravo una, non tre. Che palle però che hai perso martello. Vabbè, non fa niente. Ti ho detto, bene o male, con tutte le... Te l'ho scritto comunque su WhatsApp. Sì, tranquillo, ho visto. Bah, secondi, non male. Oddio, quasi alla 46esima vita. Livello 4. Raga, livello 4. Che cosa? Livello 4. Livello 4 è bruttino, eh. Me lo ricordavo che era sott'acqua, quindi... Ah! Sì, me lo ricordo, il fatto del labirinto, là, io me lo ricordo. C'era tipo un labirinto d'acqua. Ma semmai un piccolo spam ci farebbe comodo, se non gli dà fastidio, ecco. Vabbè, no, semmai lui è grande, semmai... Vabbè, non c'entra comunque... che sia grande o meno, però se vuole... Vabbè, però è molto grande, ne so, semmai... Sì, è uno youtuber che, a differenza di quello di vostro padre... No. In questo gioco sono contenuti... Ah, ok. È un gioco della Epic Games Store. Lo sapevo che c'era qualcosa da qua, me l'avevo scordato che ce n'era però uno. C'era martello, me lo ricordo. No, non martello, è l'ingranaggio. Me l'avevo scordato, sì. Proprio che c'era. Ah, raga, comunque. È stato credo uno dei più infami quell'ingranaggio. Raga, qua potete andare avanti, vi consiglio di farlo. Perché sì, anche se poi state sott'acqua, però entrate qua. Che a differenza della trachea di vostro padre la proposta di un elefante. Solo Ciccio fa la differenza. Io l'ho sempre detto. Povero The Real Sissio Gamer. Però possiamo dire Adrian, la serie. Ma io non l'ho capito effettivamente sta cosa. Puoi dire Adrian, la serie al vento. Quella è legale da dire. Mi sa che quello ti danno l'ergastolo appena dici A. Dici A. Ah. Perfetto, andiamo, si è beccato. Si è beccato l'ergastolo.
Perfetto. Perfetto, abbiamo preso anche... Non volevo dire così, però Andrea si è preso. Allora, se non sbaglio qua... si doveva fare tipo così. Allora, vediamo se ricordo bene... no, voglio vedere se ricordo bene il labirinto. Allora. No, da là si esce. Io devo andare di qua. E infatti qua c'era l'ingranaggio. Niente Phoenix allora, raga, in questo. Vabbè, niente, mi dispiace per chi voleva Phoenix. So che tutti voi volete che io muora da Phoenix. Il problema è che io muoro nei livelli prima di raggiungere Phoenix. Ho visto che c'era il latte mu, però pensavo non mi servisse. Perché sei morto? Ah, no, no, non sono morto, però c'ho molta vita bassa. Che bielo. Ok, prendiamo l'elettro. Ah, questo non è corretto, questo sì. Perfetto, abbiamo preso tutte le gli ingranaggi di questo ingranaggi di questo livello. Il fare di energia è troppo complicato, perché... Sì. Non è colpa mia se hanno potevano chiamarli ingranaggi, invece. La localizzazione italiana da questo punto di vista non era tanto il massimo. Come si dovrebbe chiamare energy spell? Tipo, non lo so, non lo so in realtà come si chiamano in Energy Sfera, comunque è una mossa Pokémon. Non lo so come si chiama in inglese. Melo ci potrebbe dare una mano se non sbaglio in questi casi. Però non so come la sfere di energia volevamo salire, volevamo capire com'era in inglese. Vabbè, ma non c'entra perché magari la localizzazione italiana l'ha tradotto in un modo. Sì. E invece era scritto in un altro in inglese, non c'entra la traduzione. Vabbè, certo, tra... quello sì, è normale, però volevo sapere. Livello 5 pure era un po' infame, se non sbaglio. No, non energisfera, sfera di energia. Energy ball. Qua me la ricordo. Io non mi ricordo niente. Non è qua che c'è la stazione, scusa. Ah, sì. Non mi ricordo niente. Io me lo ricordo solo quando la vedo. Ti giuro. No, io mi ricordo che qua sicuro, se non sbaglio, c'era fuoco, se non sbaglio. Grazie. Ho detto fuoco, vedi, c'è sotto, ce l'avevi il fuoco quando l'ho detto. Ancora l'hai preso. Che pro player comunque. Cioè solo io posso cacciare queste mosse da pro player. Ma una vita in più la prenderei, dai. Oddio. Questo è l'odio, è il mio odio questo. Raga, non lo sopporto. Oddio, me lo ricordo. Io non lo sopporto. Quasi qua non dire sì, qua non arrivava giù solo il paradiso, mi ricordo. Qui scendeva tutto. Il paradiso è l'ultimo dei vostri problemi, ragazzi. Già prendere l'ingranaggio per diventare un parto. Puoi farlo bene un altro. Cioè, per farvi capire, scendeva anche vostra madre dalle scale, se avevate delle scale.
Anche Satana scendeva comunque. Un saluto. No, Santi, un saluto al nostro beniamino Satana. No. Cosa dici? Oh, guarda com'è bello. Mi ha fatto cadere un ragazzino. Allora. E che cazzo vuol dire? Ah, oh, la cantina era piena. Oh. C'è spazio solo per poche persone, mi dispiace. A te ti dobbiamo vendere direttamente. Non possiamo aspettare un'offerta buona. Oh, raga, allora, qua c'è la magnifica e bellissima stanza hall, o hall, come la volete chiamare. Perché se poi lo legge, la di Supreme, One Up e Yap. Questa cosa probabilmente la capirà Giuseppe, ma non io, Andrea. Un saluto a Tasuprime che ci segue da casa. Ogni tanto ci cita nelle canzoni, ma raramente poi non ve ne accorgiamo. Scherzo. Ovviamente. Le modalità tryhard per prendere tutte le cose che cadono. Ne ha saltate altre. Beh. Ecco. Guardate com'è bella la scritta Hall con le stelline. Io prenderei acqua, va. No, lancia, dai. È più bella. Dici lancia? È più meglio. È più meglio. Quello che... Ma prendiamo lancia, va. Foglia lui dice, dai, prendi foglia allora. Il problema è che arriva in ritardo. Ah, ok. No! Dai, che sfiga. Cioè, io mi devo fare il livello solo per quel bastardo. No, l'ho visto adesso, no. Posso sentirmi triggerato? Un botto. Puoi anche bestemmiare se vuoi. Un saluto al mio amico Gesù che mi segue da casa. Il mio ne... che vuoi? Questo l'hai detto tu però. Però di solito quando ci sono ste cose fai tipo la pirra che ti fa diventare invisibile, fai il disperso e non c'è più. Io sono triste. Infatti non c'è Phoenix. Un saluto a Phoenix che ci saluta, ci vede da casa sempre. Ma ragazzi, noi siamo gli streamer più famosi, ci seguono tutti. Sì, oramai. I nostri 48 iscritti sono di qualità. È come se fossero un milione in questo momento. Esatto. Altro che più di pace. Anzi, che se più di pace si è fatto una pausa, quindi non fa più io. Più di Marzia, peccato. Anche lei sì, in realtà. Esatto, bravo. Ma poi penso che non se li sia manco meritati, perché secondo me li ha scroccati tutti al fidanzato. Poi fa video in inglese, ma è la top classifica italiana. Ma non ha senso. Un saluto a Marzia, che so che ci segue, tra i nostri follower c'è sempre. Anche se non si è iscritta, non va bene, non va bene. Ragazzi. Va bene, vedete che è stata non iscrivervi, poi lasciate YouTube, quindi iscrivervi. Allora, raga, cosa facciamo adesso? Ritorno in questo livello, prendo l'ingranaggio e poi andiamo al boss. Cerco di speedrunnarlo il più velocemente possibile. Bello che non ricordo manco dove l'ho perso. Che cosa? L'ingranaggio. Nella seconda cosa. Nella seconda caduta di... Ah, sì, 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 mi sono ricordato, ho capito, sì, sì, sì. Le divinità fanno ricordare tutto.
La pizza! Buona la pizza. Un saluto a Gigino che fa la pizzetta. Che speedrun, raga. Vedrai tra poco comunque. Ah, ti sei fatto tutta occhio bus. Che bella vita in più. Mi serviva proprio in più. Minchia, hai rischiato però. Hai visto? È arrivato. Benvenuto, Samu. Benvenuto. Spero che la live sia di tuo gradimento. Ovviamente seguici sia su YouTube che su Instagram. Su YouTube ripostiamo le live e invece su Insta pubblichiamo quando siamo in live sul canale. Sul punto canale esclamativo Twitch. Instagram e punto esclamativo YouTube. In caso c'è proprio. E poi qua in questo gioco ci stanno tipo gli archi, no? Però l'abilità di arciere è stata aggiunta in Triple Deluxe. Infatti non davano niente quelli. Infatti è un po' triste come cosa. Che palio, io sto ancora pensando all'Eternatus. È arrivato. E se ci avessi, che se avevo la Master. Ciao bimbo, benvenuto. Anche lui si è iscritto? Eh sì. Oh, GG, 50 sub. Possiamo fare anche lo speciale. Grazie ragazzi. Lo so. Abbiamo visto. Vabbè, semmai quando torno. Un bimbo minchia che ti follow, va bel nome. Era la tipo centrale. Alleluia. Vediamo se noi riusciamo a... Grazie comunque a tutti per essersi iscritti. Sono tuoi amici, Melo? Grande Melo, tu sì che sei un bravo follower. Il follower che tutti vorrebbero. Melo. Perché mi sembra tanto di trollata quello che hai scritto? Che cosa? Ah, lui? Sì. No, non ti preoccupare, ci credo, lui che è malfidente. malfidente. Malfidante perché malfidato non è abbastanza. Vedi? Pensa sempre male. Oh, ecco qua, siamo arrivati anche primi. Dai, che ci manca l'ultimo. L'ultimo mondo. Ci manca il boss adesso. È l'ultimo mondo in desu livello io, eh. Intendevo quello. Bah, direi di... Allora, io Spino non ce lo porto, quindi devo vedere che roba c'è da qua. No, Spino effettivamente non allora. Contro il boss levali proprio. Cioè, Super K, raggio, ninja e spada, cosa porto? O ninja e spada, scegli tu. Aspetta, lasciamo scegliere la chat. Ah, è vero, ninja, Super K, dice Mero.
Qualche altro che live, semmai. E poi Super K non ho mai capito, sta per Super Kirby. Ok. Prendiamo Super K e andiamo. No, si è ripreso spada. Eh no, ho ripreso spada perché sì. Gli altri erano con il mio computer e ho fatto accedere altri. Grazie, grazie. Vai, proviamo a battere Metallobot. Mi giuro che io non voglio fare spoiler, ma questo è il boss più difficile nell'extra. Almeno secondo Io l'extra non ci sono neanche arrivato qua, quindi non dico niente. Mi sa che mi sono fermato da quello d'acqua, però. E quindi è una novità anche per te, l'extra. Esatto, sì. Allora è da vederlo. Il bello, sai cosa mi piace veramente di Metallobot? Il fatto che i danni non è che sono come... i danni sono tipo numeri. Matteo, quello del banco aveva detto Super K, ma dettagli. Vabbè, dai. Super K è buono perché quando tipo sei diciamo Superman, possiamo dire, non prendi danni. Sì, quando usi l'abilità. Oh, sta cosa me la ricordo, sta cosa del raggio, l'ho sempre odiato. In realtà, se sei veloce, puoi anche distruggerlo prima che Sì, lo... lo so, questo lo so, però l'ho odiato. Sì, lo so che si può distruggere il raggio e gli fai tanto anche danni. Ah, ok, ho capito. Praticamente ha detto che la cosa che aveva detto prima del banco che si era scontrato. Ah. Raga, fatto. Abbiamo fatto un Super K. Perché siamo dei pro player oramai. Tutto non ci fermerà. Ovviamente non ci danno pezzi dell'astrobarca perché qua l'abbiamo già completata. Sarei un vero uomo, però tipo quando ti avevano tolto Super K ci andavi con le stelle, gliele buttavi addosso. Non mi avete detto di fare così. Lo so perché io non c'ero ancora arrivato. Ok, qua sostanzialmente vi sta dicendo ce la puoi fare a distruggere il drago, dai. Dai, che cosa provoca alla fine? Solo scottature, che sarà mai? Appunto. Almeno non vai in autocombustione, guarda il lato positivo. Vedi? Ecco, qui abbiamo un altro mondo. Intanto, io direi di salutarci però. Eh sì, dai, quindi, per oggi ragazzi abbiamo fatto abbastanza. Ringrazio ovviamente tutti i sub di questa live. Vi ricordo ragazzi di andare su Instagram, punto esclamativo Instagram, e YouTube, punto esclamativo YouTube, per accedere appunto ai nostri altri social. Quindi direi chiudete le botteghe, Fabri, Fabrini, Fabresi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ma aspetta. Ah, Andrea ha ragione, il raid, Eh sì, un attimo che lo però dobbiamo mando. aspettare 2 minuti. E che faccio in 2 minuti? Faccio vedere le robe dell'astrobarca? Che Andiamo a faccio? vedere quello che abbiamo sbloccato nell'astroparco, esatto. Andiamo a vedere, va. Allora, nell'astrobarca cosa abbiamo sbloccato? Ma ovviamente, cosa? Non è sbloccato tutto, un altro po'. Come vedete qua abbiamo sbloccato tutto, abbiamo tutti i mondi, cioè tutte le abilità in teoria tranne le mega. Quindi non ci sono più problemi, tanto qua abbiamo fatto tutto. Qui sotto in teoria l'abbiamo sbloccata anche qua, sia il dojo ninja che il robottone, colpisci il robottone.
Qua vediamo, abbiamo fatto la frusta, il minigioco della frusta, il minigioco di Super K, il minigioco della granata e il minigioco dell'acqua. Ah, tutti li abbiamo fatti, tranne l'ultimo. E l'ultimo, bene. L'ultimo sono tutte le sue. Esatto, deve averle tutte, quindi è normale. Se non sbaglio, tipo, è quello degli oggetti, no? Sì. A me per esempio, quello piace di più. È quello che secondo me è più congegnato da fare. No, io pensavo che tipo teneva qualche abilità nuova, lo sai. A me sarebbe stato bello invece fare un minigioco con le mega abilità. Secondo me, sai perché non l'hanno fatto? Perché? Per il motivo che secondo me si scocciavano di programmare il fatto che quando scende, quando ti toglievi dal, quando uscivi dalla stanza perché ti toglieva la mega abilità. Tu dici? Secondo me sì. Oppure alla fine finisce con Phoenix Spheris, potevano fare pure così. Ieri ha iniziato a 36, ho capito, però cioè possiamo aspettare fino a un certo punto. Noi di solito mettiamo sta iniziando, io lo rido là. Cioè tipo tanto scrivimi su Dis il nome. Te l'ha scritto? Non me lo ricordo. Aspetta che vado a controllare. Si chiama... Aspetta, controllo io, tanto ce l'ho... Sì, Abby Ice Gamer. Abby Ice Gamer si chiama, 92 Twitch TV. Non so se ti posso mandare il link, perché sono col suo profilo. No, non posso mandare il link, penso. Mi dispiace lasciare la live così, cioè che poi dopo cioè che non fa niente. E questo è il problema, cioè perché è brutto, noi in teoria avremmo dovuto finire. Pa para pa 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 para 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 pa 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 para pa para para. No, è live adesso, dice. Vediamo un attimo. Che mi mando il live da lui. Allora. Quindi ragazzi, io vi lascio. Ci vediamo nella prossima live, ragazzi. Bye bye.